Roma, 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 è finita la magia. De Rossi ha fatto rinnovo e ha cominciato a perdere. grande idea, sono contento. È una settimana magica per i miei amici, i miei compaesani, se la stanno godendo a Roma. È finita magia, magia, è finita magia. Appena visto il rinnovo dei Rossi, l'ha messo nelle tasche, è finita magia. De Ketelaere, quanti di noi del Milan l'anno scorso l'hanno deriso, dei cateteri, dei cadaveri, di tutto, io il primo, io il primo. Ma mister Pioli che nell'ultima intervista ha detto che probabilmente primo anno in Italia con noi, invece con loro è già il secondo, e poi loro lo mettono nel loro ruolo e loro invece noi serviva in quel ruolo che gli ha messo lui. Bravo, c'è proprio il cervello che è andato in evasione fiscale, proprio mamma mia. E dopo è ovvio che io mi sono arrabbiato, non lo vedevo giocare, lo vedevo quando entrava, giocava malissimo, per forza, era fuori ruolo. Gasperini l'ha preso, ha guardato le caratteristiche, cioè un allenatore bravo farebbe così, guarda l'allenatore, il giocatore, guarda le caratteristiche e mette semplicemente il giocatore nel suo ruolo. E lì può rendere. Dopo sicuramente il primo anno in Italia, San Siro, quello che volete, non è la stessa cosa, la pressione. Tutto quello che volete, però non può, un giocatore non può essere un water a rotelle e l'anno dopo essere quello che stiamo vedendo con l'Atalanta, perché comunque è stato determinante anche nella partita con Liverpool. Se la pressione del Milan non è come quella dell'Atalanta, con Liverpool c'era pressione? Sì, oggi non c'era pressione, certo che c'era pressione, ci giocavano un posto in Champions, e invece ha fatto la prestazione, due gol in 3 minuti ha segnato. La Roma devono stare adesso in ginocchio a pregare Gasperini e sperare che la Dea, come tutti noi bergamaschi speriamo, vinca l'Europa League per riuscire ad andare in Champions. Se no anche quest'anno, tanto fumo e niente arrosto, Daniele, tanto fumo e niente arrosto, non ci sei andato. Perché? Perché il Gaspo ti ha tritato, ti ha battuto. Gli è bastato 20 minuti per batterti, dopo non fa niente, assalto finale, quello che può essere. T'ha battuto. Ragazzi della Dea, domani tutti a festeggiare al Benzinero Stadium. Lì lo so già, i nonnetti con la dentiera. Tutti che godono della felicità. Godetevela, è il vostro momento, sempre Forza Milan.